Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul canale. Finalmente torno con un nuovo video in collaborazione con Sara del canale Sara Beauty 93, a cui mando un bacione. Oggi vi mostreremo i nostri top e flop del periodo. Avevo già fatto un video in collaborazione con lei il mese scorso. Tra l'altro, scusate per l'assenza dal canale, ormai è un'inutile premessa che faccio a tutti i video in cui torno dopo un po' di tempo, ma sapete che quando sparisco è sempre causa università. Sono stata impegnata con la sessione, adesso sarò impegnata i prossimi mesi con la tesi, poi appunto non se ne parlerà più, avremo chiuso anche il capitolo università se Dio vuole. Comunque, iniziamo subito con il video, ma prima di iniziare, appunto, come vi ho detto, questo è il video top e flop dell'ultimo periodo. Mi raccomando, passate anche da Sara sul suo canale se non la conoscete già, è una ragazza dolcissima, lei è del Trentino, quindi già solo per questo mi fa simpatia. A parte questa è dolcissima, veramente molto carina, molto disponibile, le ho chiesto io di collaborare perché da tempo pensavo che mi sarebbe piaciuto fare una collaborazione con lei perché la trovo molto affine al mio modo di essere, specialmente su YouTube, anche al modo un po' di prendere YouTube e eccetera, oltre al fatto che seguo veramente con estremo piacere i suoi video. Quindi insomma questo mese poi mi ha riscritto lei chiedendomi insomma se volevo di nuovo collaborare, e tra l'altro penso che appunto diventerà una cosa abbastanza fissa, ecco, una nuova rubrica sul canale. E bene, detto questo, quindi io mando un altro bacio a Sara e ovviamente vi invito ad andare a vedere il suo video che vi lascio in info box. Detto questo, iniziamo con i top e flop dell'ultimo periodo. Allora, in quest'ultimo periodo sono stata talmente presa da altro che praticamente mi mettevo cose in faccia a caso, non a caso, però in maniera abbastanza, senza proprio soffermarmi sul testare prodotti nuovi, cambiare routine. Adesso sto un po' impostando la routine autunnale in questo, diciamo, cambio di stagione, nel passaggio di stagione, quindi vi farò un video a parte. Comunque, non ho prodotti bocciati in realtà, cioè questo mese è andata abbastanza bene, ho soltanto un nì e ho tanti prodotti promossi. Allora, due prodotti vi mostro per i capelli, come succede praticamente sempre, ho tantissimi prodotti, soprattutto per il viso. Per i capelli sto testando loro due ormai da un po' di tempo. Sono due shampoo e balsamo, due prodotti della marca SNP Global, che è un brand coreano che potete trovare sicuramente su YesStyle. Tra l'altro vi ricordo sempre il mio codice sconto VALESKIN10 per avere il 10% su YesStyle di sconto. Io sapete che sono un utente molto, come dire, un'acquistatrice seriale di YesStyle, e quindi insomma vi lascio anche il mio codice. Allora, appunto, vi dicevo, sono shampoo e balsamo di questa marca che si chiama, questa linea, scusate, che si chiama Cafferonic, perché appunto è a base di caffè. Ora, qua dietro è tutto scritto in coreano. Comunque, io come sempre vi lascio i link e dopo, se volete, vi potete leggere la scheda tecnica. Comunque, sono prodotti pensati per, diciamo, questo qua è uno shampoo rinfrescante, comunque in generale per capelli, penso per tutti i tipi di capelli. È uno shampoo appunto che idrata il cuoio capelluto con caffè arabico e 5 tipi di acido ialuronico, quindi comunque specialmente direi per un capello secco. Io ho capelli normali tendenti al secco e comunque penso che vadano bene per il mio cuoio capelluto. È un gel che fa abbastanza schiuma, tra l'altro un boccione da tipo mezzo litro, quindi mi durerà una vita e mezza. E mi piacevano moltissimo gli estratti, appunto il caffè. Ecco, se vi interessa, non sanno di caffè, hanno un odore tipo di prodotto da parrucchiere, forse leggermente, ma proprio giusto perché c'è scritto. Allora magari uno gli viene in mente il caffè, però non è che sanno tanto di caffè, purtroppo, perché io adoro l'odore di caffè. E mi piaceva molto anche la lista degli ingredienti con l'acido ialuronico, insomma, dei prodotti particolari. Vi posso dire che lo shampoo deterge molto bene i capelli rimanendo delicato, e mi piace anche molto l'effetto finale. Lo inserisco nei nì, e credo che sia l'unico nì di questo, diciamo, di questo video, perché me li sporca troppo velocemente. Cioè, considerate che io ho lavato i capelli 2 giorni fa, voi direte: ma no, Vale, dai, sono puliti. Io me li sento già mi sento un po' la cute che avrebbe bisogno di un'altra sciampata, diciamo così. Me li vedo un pochino piatti qui sul davanti, e
Diciamo che con altri shampoo, per esempio i Garnier o quelli di Balea, insomma i miei soliti che tendo ad acquistare, mi durano puliti molto di più, cioè io stasera li dovrei lavare, ecco. E soprattutto mi sembra anche che me li vada un po' a slisciare, ecco, di solito li ho più mossi di così. C'è anche da dire che adesso ragazze li ho davvero molto 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 lunghi, quindi il mosso è difficile avere quel mosso vivo come quando si hanno i capelli, diciamo così, più corti. Quindi questo è l'unico difetto che gli posso trovare perché per il resto è molto delicato, davvero idratante, non secca per niente i capelli. Quindi ecco, lo indico per dei lavaggi frequenti. Io lavo i capelli 2 volte a settimana, quindi ricerco un prodotto che mi lasci la cute più fresca, più pulita per più tempo. Per quanto riguarda il balsamo, questo qua è un balsamo nutriente, anche questo qua, sempre con caffè e 5 acidi ialuronici. Allora, anche qui, in generale vi posso dire che questa linea non mi dispiace. Però ha una pecca, diciamo che anche il balsamo non ve lo promuovo in toto, ecco, diciamo così, perché districa bene i capelli, li idrata bene, comunque riesco anche a pettinarmeli abbastanza facilmente, quindi ha un buon effetto districante, fa il suo lavoro. Il problema, ragazze, è che mi servono, penso, 10 pushate. Ecco, quindi devo usare tanto, 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 tanto prodotto, che invece magari altre maschere, per esempio le maschere di Omea Laboratoire, per esempio, me ne basta così e mi districa la qualunque. Quindi anche qui è buono, fa il suo lavoro, lascia anche i capelli, devo dire, morbidi, però ne serve un quintale, tant'è che io sono già qui, ma l'avrò usato non tantissimo, considerate che anche questo è un mega boccione, ora non so precisamente, ecco, 310 ml. Mentre questo qua 500, cioè 300 ml di balsamo, io sono a metà e l'ho usato non tantissimo, ecco. Quindi questo era il mio primo approccio alla hair care coreana, perché non avevo mai provato prodotti per capelli coreani, per me sono un sì con riserva, ecco. Perché vi ripeto, questo mi piace moltissimo l'effetto finale che lascia sui capelli, cioè mi fa questi capelli molto molto lucenti, molto morbidi, però dopo 2 giorni, per come voglio io i capelli, sarebbero da rilavare. Il balsamo districa, idrata, ma ne serve mezzo litro. Quindi ecco, questi sono i miei due nì, diciamo così, anche se il balsamo lo preferisco allo shampoo di questo video. Ecco, però non sono né bocciati, assolutamente no. Ah, ecco, questi qua mi erano stati inviati dall'azienda. Comunque io vi scrivo sempre nell'info box quali prodotti sono omaggiati e quali no. Bene, passiamo ora all'unico prodotto di body care che vi promuovo, che è la crema della Biolis. Io non mi ricordo se di questa vi ho già parlato. Adesso ho il dubbio, comunque in caso ve ne riparlo perché soprattutto in queste ultime settimane non ho badato molto alla body care, adesso voglio tornare in pista, vi devo promuovere, cioè promuovere, parlare anche di alcuni prodotti anticellulite, quindi adesso li testerò ben bene. Questa è la crema corpo energizzante kiwi e limone della Biolis, mi piace tantissimo, il profumo è buonissimo perché si sente sia il limone che il kiwi, è un limone molto con quella nota diciamo aspra del kiwi, quindi molto particolare e ecco l'unica cosa, sì, più ve ne parlo più ho l'impressione che ve ne avevo già parlato forse in un video a tutto bio, forse, perché comunque è una crema con ottimo INCI, la trovate da Tigotà. L'unica cosa è che, come tutte le creme della Biolis, perché ne ho provate diverse in questi anni, fa un po' di scia bianca. Ora, io ci convivo con questa cosa perché le compro e le ricompro da anni, però fa un po' di scia bianca. Non è quella crema immediata che ve la mettete e siete pronte per uscire. Però ha un buon potere idratante, costa poco, ha dei buoni ingredienti e soprattutto ha queste profumazioni non banali. E, soprattutto questa di questa linea scura, c'è per esempio anche cocco e ananas. Pesca e pompelmo, papaya e mango, menta e lime, adesso mi vengono in mente queste. Profumazioni non banali, per esempio anche kiwi e limone, che a me piacciono gli agrumi, è buonissima. Quindi io, comunque per me rimane un grande sì, però ecco vi faccio l'appunto che fa un po' di scia bianca. Ah no, ho un altro prodotto per la body care. Allora ragazze, dopo penso 4 anni che compravo sempre fatto così in stick, sempre della Neutro Roberts, il deodorante, quello lì fresco, senza sali d'alluminio, col tappo azzurro. Ragazze, ve l'avrò mostrato in 100 video dei prodotti finiti. Compravo, ricompravo quello. Vado da Tigotà e ho deciso di cambiare. Tutte le volte che cambiavo in questi anni mi pentivo e invece ho trovato un degno sostituto.
del Neutro Roberts fresco, ancora più, se vogliamo, buono a livello di ingredienti, ed è il Neutro Roberts, sempre in stick, Derma Zero, questo qua con il tappo rosso. Questo qui sono sempre i soliti 40 ml, è indicato addirittura non solo per gli adulti, ma anche per i bambini dai 9 anni in su, e ha 0% sali d'alluminio come quello versione fresco, ma è addirittura senza alcol, e con formula ipoallergenica ed è appunto indicato per le pelli più intolleranti e reattive. Profumazione molto delicata, è veramente molto buono, cioè vi dico ragazze che tiene benissimo il sudore anche quando faccio attività fisica, ovviamente parlo per le mie ghiandole sudoripare, cioè nel senso per la mia quantità di sudore, io non sudo particolarmente, nemmeno in estate, però devo dire che si comporta bene anche quando mi alleno e è bellissimo perché non brucia per niente dopo la depilazione non avendo alcol. Personalmente a me non dava fastidio nemmeno quello fresco, non mi dava bruciori particolari, però per esempio a mia sorella sì, quindi ecco dipende dalla sensibilità delle ascelle. Invece questo senza alcol andate sul sicuro se avete appunto la zona delle ascelle è molto sensibile, molto intollerante e è veramente ottimo. Io ormai uso solo deodoranti senza sali d'alluminio, quindi quella per me è una prerogativa che deve esserci, però tiene veramente bene ed è molto delicato. Se anche magari avete dei bambini che devono iniziare magari sentono l'esigenza di iniziare a utilizzare un deodorante, ma volete qualcosa di delicato, eccetera, io ve lo consiglio. Come avrete visto sul mio canale, io non uso i deodoranti biologici, ma perché ragazze ne ho provati diversi, almeno quelli lì che trovo da Tigotà, e non mi tengono niente. Cioè va bene il bio, va bene gli ingredienti naturali, sicuramente anche per i bambini vanno ancora meglio di questo magari, però cioè, vi devono tenere un po', altrimenti cioè, a me facevano puzzare che era meglio non metterlo il deodorante. Quindi se avete consigli di deodoranti bio, scrivetemeli qua sotto e magari lo provo. Però per ora diciamo che questo è il deodorante con l'inci più pulito che ho provato finora, che si assomiglia di più a che si avvicina di più a quelli tradizionali. Molto buono, quindi adesso alternerò questo e quello fresco. Poi, per quanto riguarda, invece adesso passiamo proprio al viso. Al viso, vediamo un po'. Allora, vi promuovo anche di questo, ve ne ho già parlato nel video sui sieri, però comunque ragazze, quelle sono le cose che uso, quindi poi non guardate tutti i miei video, cioè non tutti guardano tutti i video, quindi ve ne riparlo. Vi promuovo assolutamente l'acido ialuronico di Anthos, è un prodotto relativamente nuovo, guardate già dove sono, ne ho già usato più di metà. Ha questo colore particolare perché appunto è acido ialuronico a tre pesi molecolari inserito nel succo di mirtillo, infatti contiene nell'inci acqua e estratto di mirtillo e poi acido ialuronico appunto a tre pesi, quindi come vi ho detto già in quel video. Mi piace moltissimo il fatto che Anthos abbia unito le proprietà idratanti e anti-age dell'acido ialuronico con le proprietà lenitive e fortemente antiossidanti dei frutti rossi, cioè in questo caso del mirtillo. Si chiama Hyaluronic, non ve l'avevo detto. Ha un costo piccolissimo perché costa tipo 7 euro per 30 ml, io ve lo straconsiglio. È super idratante, leggero, fresco, piacevole da utilizzare, soprattutto non appiccica. Io ne uso un pump. Basta e avanza e è bellissimo perché non dà la sensazione di appiccicaticcio che spesso molti acidi ialuronici danno. E veramente ragazze una chicca pensare di fare, cioè di mettere nell'acido ialuronico il succo di mirtillo. E veramente una mossa strategica, soprattutto questo qua l'ho utilizzato molto volentieri in estate perché quando appunto torniamo dal mare o siamo stati molto esposti al sole, anche banalmente in città, la nostra pelle ha sì bisogno di essere reidratata, ma anche molto bisogno di una carica di antiossidanti per proteggersi dall'invecchiamento, il fotoinvecchiamento o i radicali liberi. E i frutti rossi sono molto antiossidanti, quindi unire queste due, diciamo, questi due elementi è veramente fantastica come cosa, l'ho usato volentieri e ve lo consiglio, uno dei migliori acidi ialuronici che ho provato finora. Sporco il mobile, fantastico, specialmente per il prezzo. Poi, altro prodotto che ho utilizzato stravolentieri in
in estate, e non posso che consigliarvelo, è il Centella Calming Gel Cream di Unique. Fantastico, meraviglioso, contiene centella asiatica al 70% e il 10% di tea tree. Anche di questo vi ho già parlato probabilmente nel video che ho fatto dei miei prodotti top post esposizione solare. Ragazze, cioè, se voi come me non vi trovate bene con i gel per il viso occidentali, perché fanno un po' di appiccicaticcio, vi fanno tipo quella patina, dovete provare lui. Cioè, è un gel, ve lo faccio vedere, così quasi sembra trasparente tipo opaco, che una volta che si assorbe ci mette un secondo, vi lascia la pelle di velluto, velluto. Secondo me è perfetto anche come base trucco se avete una pelle molto grassa che tende a produrre molto sebo, o anche soltanto una pelle mista che non tollera le consistenze troppo pesanti. Cioè, voi dovreste toccare adesso la mia mano. Non è per niente, ma vi giuro, per niente appiccicosa, è di velluto. È un gel meraviglioso e io ne avevo sentito parlare tanto, quindi quando mi è stato inviato sono stata molto contenta di provarlo, perché comunque l'avrei acquistato. Il brand Unique mi piace molto, infatti ho comprato anche la Sleeping Mask recentemente e buonissimo. Tra l'altro costa meno di 10 euro su YS Style. Se sentite rumori vari, io ho sempre lavori qua, i miei vicini fanno sempre lavori, quindi portiamo pazienza. E appunto, questo è indicato, a parte che ha un inci che è lunghissimo, ecco qua l'inci, cioè per farvi capire, al primo posto ha l'acqua di centella, al secondo posto l'acqua di tea tree, ma poi ha tantissimi altri estratti, per esempio ha la niacinamide e un sacco di estratti che non conosco perché sono coreani, appunto. È perfetto anche per le pelli che tendono a produrre imperfezioni o che sono miste ma anche sensibili, perché la centella aiuta tantissimo a sfiammare, a lavorare sui rossori, sia rossori tipo Cooper Rose, ma sia anche rossori dati dai brufoletti. Quindi aiuta tantissimo a sfiammarli, e in più abbiamo il tea tree che ha delle proprietà purificanti, ma non abbiamo l'olio essenziale di tea tree che può essere aggressivo, ma l'acqua, che è molto molto più anche diciamo calmante e delicata, che combinata con la centella lo rende veramente perfetto. Io l'ho, non dico finito, ma ho sicuramente superato la metà, mi è piaciuto da impazzire. Considerate che lo usavo anche io in estate, che comunque ho una pelle normale tendente al secco e che in estate è molto disidratata, ma comunque mi dava la quota di idratazione che cercava la mia pelle. Nelle giornate di caldo torrido era veramente una manna. Ora non so che tempo faccia da voi, ovviamente qua, ragazzi, è ottobre ormai e per fortuna non è più quel caldo devastante, però per esempio ieri erano 28 gradi, quindi ancora insomma è caldino. È fantastico, io poi lo tenevo in frigo, una goduria, buonissimo usato anche come maschera, buonissimo utilizzato come doposole, anche magari dopo la depilazione. Veramente uno di quei gel multiuso, secondo me, da avere in casa. Qua dice che aiuta la pelle sensibile e ha tendenza a blemish, ad avere imperfezioni, diciamo così, appunto la calma e gli dà sollievo grazie all'acqua di centella asiatica e il tea tree per appunto proteggerla dal skin stress, quindi da tutti gli stress della pelle. E veramente un gel meraviglioso, buonissimo, lo ricomprerò sicuramente. Poi vi ripeto, per un prezzo irrisorio. Poi vi promuovo anche la maschera della bra del brand della bra Io ciao, non so più parlare, del brand Swiss Image, Switzerland, brand svizzero che trovate da DM. Questa l'avevo presa in offerta per meno di 5 euro ed è la Absolute Hydration Mask con acqua di ghiacciaio alpino, e io già qui, per tutti i tipi di pelle, senza parabeni, SLES e ftalati, però comunque considerate che c'è siliconi. Sono 75 ml ed è praticamente una maschera che promette immediata e prolungata idratazione, effetto nutriente, levigante e tonificante. Vi devo dire che contiene comunque diversi oli e la consistenza è di un crema gel, diciamo così, verdina. Eccola qua. Profumazione delicata, vi devo dire che è una buona maschera idratante. Io l'ho utilizzata proprio così come maschera da risciacquo, però vorrei provarla anche come sleeping mask per vedere come si comporta. Buona maschera idratante, ovviamente
Non la consiglio a chi usa soltanto prodotti bio perché appunto contiene siliconi, però devo dire che idrata molto bene la pelle e davvero lascia un effetto tonificato, quasi come se aveste messo l'acqua, la faccia in una ciotola di acqua un po' gelata e lascia appunto questi lineamenti quasi più distesi e devo dire che per il prezzo che ha è anche molto reperibile per chi ha il DM, ormai stanno aprendo un po' dappertutto. Non proprio dappertutto, perché al sud Italia so che no, però appunto dal centro nord si trova abbastanza facilmente ed è veramente buona. È la maschera idratante migliore che io abbia mai provato? No, però comunque merita una menzione in un video perché idrata bene, qua dice anche che è rassodante, è vero. Quindi buona, carina. Io sapete che da amante delle maschere, quando trovo qualche chicca che secondo me merita, ve ne parlo, insomma. Termino il video con due prodotti che ho rispolverato in questo periodo perché li trovo adatti in questo periodo di transizione dal caldo alle temperature più fresche, ma non ancora rigide, ovviamente, che sono due prodotti di BGS Products che mi erano stati inviati. Questo invece è un brand italiano e totalmente naturale, quindi molto attento alle formulazioni. Tra l'altro, per ogni e unità di prodotti che acquistate piantano un albero, quindi molto attenti all'ambiente. Mi avevano mandato anche la loro linea di cosmesi solida per i capelli, quindi un brand che già mi piace come filosofia. Ho rispolverato perché li avevo testati quest'estate perché ho realizzato un video per loro sul loro canale e poi però li avevo accantonati perché sono prodotti più adatti secondo me alle temperature un po' più basse. Ho rispolverato il loro rimpolpante occhi, che è il loro contorno occhi da 30 ml, fatto così a pump, che è ideale per combattere, vi leggo qua, i segni dell'invecchiamento e per ridurre la perdita d'acqua transepidermica. Contiene anche proprietà decongestionanti grazie all'aloe vera e dice che può essere utilizzata anche in tutti i casi in cui si manifestano lievi irritazioni cutanee nel contorno occhi. Ha un inci meraviglioso perché contiene diversi oli, tra cui per esempio l'olio di germe di grano, l'olio d'oliva, come vi ho detto, l'aloe, ma anche l'estratto di centella, ma non solo, contiene anche l'estratto di bava di lumaca. È una cremina, ne basta ragazze pochissimo per fare tutti e due gli occhi. È una crema molto idratante, ma che si assorbe velocemente. Vedete, si è già assorbita, cosa importante perché io, soprattutto di giorno, di sera, profumazione buonissima. Di sera mi va anche bene un prodotto più da massaggio, però soprattutto al mattino voglio qualcosa che si tamponi velocemente e via, non ho voglia di star lì 30 anni. Questo mi piace tantissimo. Idrata veramente bene la zona ed è davvero rimpolpante. Ora voi direte: rimpolpante che hai 20 anni? No, però vedo davvero anche io che ancora non ho le rughe, la zona più distesa, più soda, più piena, non saprei come dirvi. Quindi fantastico, anche se dopo vi dovete truccare, non unge per niente, quindi davvero lo mettete e anzi vi crea una base perfetta per il trucco e ha tantissime proprietà anti-age. Mi piace veramente molto. Tra l'altro, oltre ad essere appunto made in Italy, è anche nickel tested. Poi, mi piace tantissimo anche la crema, valgono più o meno le stesse cose che vi ho detto. Questa è la loro crema Slow Age, contiene acido ialuronico, burro di karité e estratto di cannabis, ma non solo, perché contiene per esempio anche l'estratto di miele, l'allantoina, l'olio di argan e poi. Scusate che mi perdo, sì, l'acido ialuronico ve l'ho detto, insomma, comunque vi ho detto solo gli estratti principali. Questa è la crema, anche questa non sembra mai utilizzata parecchio, e vi leggo qualcosina in più. Dice che è una crema dalla texture morbida e leggera, ricca di principi naturali, tonificanti e rassodanti, che distende la pelle e la rende compatta e morbida al tatto. Io non potrei essere più d'accordo, cioè. Questa crema ha un effetto vellutante che poche altre creme che io ho provato hanno. Anche questa si assorbe velocemente, ma ha lo stesso principio del contorno occhi, cioè si assorbe, ma idrata benissimo e lascia la pelle di velluto, cioè lascia morbidissima, molto di più del. Cioè, anche il contorno occhi lascia la pelle distesa e morbida, ma la crema ancora di più, sempre solita profumazione molto buona, cioè.
è veramente di velluto, quindi anche questa perfetta come base trucco. Dice anche che oltre alla canapa sativa contiene anche lo zafferano e il miele, ecco anche zafferano comunque, estratti particolari che contrastano i processi di invecchiamento cutaneo e stimolano la microcircolazione favorendo il rinnovamento cellulare. Grazie all'acido ialuronico esercita un'azione anti-age completa, rinforza la barriera cutanea, aumenta l'elasticità e l'idratazione della pelle, determinando il riempimento e l'appianamento delle piccole rughe. Nutre la pelle in profondità, rendendola più giovane e rilassata. Io ragazze vi posso, non vi posso dire se appiana le piccole rughe, sappiamo che comunque per le rughe già formate le creme possono fare veramente poco, però quello che vi posso dire è che davvero rende la pelle piallata, cioè questo me ne rendo conto anche io che ho 30, 30 anni, buongiorno, 30, già io mi do anni in più, 23 anni, e anche magari quando ho delle piccole bollicine o la pelle leggermente magari, sapete quando non è perfettamente liscia, ovviamente siamo umani. Mi metto questa crema e veramente sembra di aver messo la cipria, è fantastica, rimanendo però leggera ma idratante. È veramente una delle creme migliori che io abbia provato finora. Magari potete pensare, sì, te l'hanno inviata. No, sapete che io boccio senza pietà anche i prodotti inviati, perché comunque. Io ringrazio ovviamente le aziende che vogliono collaborare con me, però per me è importante la vostra fiducia e non vi posso dire sì, è fantastica, se a me non piace, è veramente buona, cioè è proprio morbida, ha una texture fondente e vi lascia questa pelle davvero come se aveste messo un primer, la distende, la idrata, questa combo è perfetta. Io ho intenzione di continuare a usarli un po', ma poi li voglio passare anche a mia mamma, che appunto è giustamente ovviamente più grande di me, per avere anche un suo riscontro su una pelle matura. Bene ragazzi, il video termina qui. Io spero che questa carrellata di prodotti vi sia piaciuta. Noi come sempre ci sentiamo nei commenti e mi raccomando, non dimenticate di passare da Sara. Un bacio, ciao!